Focus TG, una buona serata a tutti voi telespettatori, ben ritrovati nei nostri studi. Oggi è stata la giornata degli scioperi per salvare il clima, il Friday for Future, tantissimi, tantissimi gli studenti, migliaia di studenti che in tutto il Veneto sono scesi in piazza. Allora, vediamo le manifestazioni in due delle città venete, Treviso prima, Padova poi. L'avevano annunciato e così è stato. La mobilitazione degli studenti trevigiani scesi in piazza per la marcia di Friday for Future ha radunato nel capoluogo della Marca migliaia di studenti che in corteo hanno percorso il centro della città. Circa 6.000, secondo la stima degli organizzatori, sono arrivati da Montebelluna, Conegliano, Vittorio Veneto, oltre che dagli istituti cittadini. Appuntamento alle 8.30 in via Roma. Il corteo si è snodato per le vie del centro. In Piazza dei Signori i ragazzi sono saliti sullo scalone del Palazzo dei 300, dove hanno appeso uno striscione per chiedere alla Regione Veneto la dichiarazione dell'emergenza climatica. E ad affiancare i giovani che aderiscono al movimento globale della svedese Greta Thunberg, anche famiglie, bimbi, anziani, nel corteo spiccava il cartello «I nonni sono con voi», qualche esponente politico. Cartelli rigorosamente di cartone per dire stop all'inquinamento, alla cementificazione, agli allevamenti intensivi, a tutto ciò che provoca quella coltre di smog che fa della pianura padana una delle aree più inquinate del mondo. Gli studenti protestano affinché l'emergenza climatica diventi una questione da affrontare subito e non da procrastinare all'infinito, e questo chiedono alla politica. Il corteo che ha invaso il centro di Treviso ha creato parecchi disagi alla viabilità, con code lungo il PUT e mezzi rimasti bloccati in attesa che passasse il colorato serpentone di ragazzi. C'è stato anche qualche momento di tensione in via Cornarotta, quando il conducente di un furgone rimasto bloccato ha inveito contro gli studenti cercando di passare. Tutto si è risolto con l'intervento della polizia. E altra città invasa dagli studenti, Padova, 10.000 le persone presenti. Bisogna costruire un mondo diverso, bisogna cambiare il sistema, e non possiamo fare solo bloccando, bloccando le città. Una grande clessidra a simboleggiare il poco tempo che rimane, agire subito per il bene del pianeta. Il messaggio lanciato dalle migliaia di ragazzi che sono scesi in piazza a Padova per la manifestazione del clima. Una mobilitazione regionale che in città ha avuto un'adesione massiccia, circa 10.000 i partecipanti, tantissimi studenti, mamme con bambini che hanno abbracciato l'accorato richiamo dell'attivista svedese Greta Thunberg. Giusto che capiscano di far parte di un qualcosa che è un tutt'uno, che è il loro mondo, sarà il loro mondo. Ci sembrava una bella iniziativa e abbiamo pensato che fosse interessante anche per loro avere queste, fare questa esperienza. Le arterie principali della città. Il percorso ha attraversato le principali vie d'accesso di Padova. I manifestanti arrivati in corso Milano si sono sdraiati a terra, hanno bloccato il traffico, poi hanno appeso uno striscione contro il maxi parcheggio della Prandina, accusato di portare troppe auto in città. Abbiamo fatto anche una richiesta alla Regione Veneto, che parla di stop alle grandi opere, stop alla cementificazione, acqua bene comune e bonifica di tutti i FAS, screening generalizzato per le persone colpite da FAS e una serie di altre richieste come le navi fuori dalla laguna, la stop alla costruzione della pedemontana, tutte richieste che comunque hanno un unico denominatore, quello della tutela dell'ambiente e del territorio. L'azione più eclatante ha preso di mira il grande supermercato in costruzione alle porte di Padova, a pochi metri da Prato della Valle. Qui alcuni manifestanti mascherati e vestiti con le tute bianche sono saliti per appendere uno striscione. Tra canti, balli e raccolta rifiuti, il corteo ha proseguito fino a Prato della Valle, mentre le macchine ferme in colonna pazientavano, sostenendo le motivazioni dei ragazzi. È una giusta causa, perché vediamo che il clima va sempre peggiorando. Quindi fanno bene questi ragazzi? Sì, senz'altro, perché è la vita loro. Io ormai alla mia età non posso intraprendere queste cose, però come si dice, fanno bene i ragazzi. La giornata all'insegna del clima ha provocato alcuni rallentamenti anche nelle corse dei bus e del tram.
Il governatore del Veneto Luca Zaia a Cortina, sul piatto la caccia al super manager che dovrà gestire la fondazione che si occuperà delle Olimpiadi invernali 2020. Siamo alla ricerca, l'Head Hunter, il cacciatore di testa è incaricato, chi ha ambizioni o vuole segnalare qualcuno lo segnali a Spencer Stewart che sta raccogliendo i curricula. La caccia è aperta, il nome del prescelto potrebbe già essere indicato nella riunione che il 7 ottobre vedrà riuniti a Verona il presidente del CONI Giovanni Malagò con i governatori del Veneto Luca Zaia, della Lombardia Tilio Fontana, i sindaci Beppe Sala e Gianpietro Ghedina. I cacciatori di teste hanno un identikit ben preciso che non può prescindere dalla preparazione e dalla quotazione a livello internazionale. Standing internazionale, grandi relazioni, visione di processi industriali, esperienze in grandi strutture ovviamente private e pubbliche e ovviamente ricordo che non avrà uno stipendio da grande amministratore delegato nel privato perché noi non possiamo pagare molto, per cui si va nella direzione anche di una persona che deve mettere buon impegno, deve crederci e deve amare questo mondo. La selezione è nelle mani della Spencer Stewart, una società americana di consulenza aziendale. Inutile nascondere che già circolano i primi nomi di top manager che, se accetteranno, dovranno farlo con spirito tipico della partecipazione a una gara sportiva, escluse pretese di stipendi a 6 zeri. La disponibilità invece è già stata fissata in 7 anni. Su questi nomi insomma ci concentreremo per verificare chi potrà meglio assolvere il lavoro. Certamente una ricerca non facile, ma sulla quale insomma ci stiamo concentrando. È una bella sfida, siamo una bella squadra, un evento oserei dire straordinario e quindi insomma credo e sono speranzoso insomma che ci si troverà la persona giusta. All'incontro di Verona sarà presente anche il neo ministro dello sport Vincenzo Spadafora. Sul piatto sarà messa la legge olimpica che a tutti gli effetti rimane la priorità. Quindi il prossimo 7 ottobre potrà forse conoscersi il nome di questo super manager che dovrà gestire le Olimpiadi invernali 2026. Adesso invece andiamo a Venezia e ci occupiamo del maxi furto a Palazzo Ducale, lo ricorderete senz'altro. Oggi la condanna a 2 dei 5 componenti la banda. Condannata questa mattina con rito abbreviato, quindi con lo sconto di un terzo della pena, la banda autrice del maxi furto Palazzo Ducale del 3 gennaio scorso, con la refurtiva assicurata per oltre 8 milioni di dollari. Dovrà scontare 5 anni e 4 mesi Vinko Tomic, capo della banda, che dovrà pagare anche 800 euro di multa. Lo stesso aveva ammesso di aver compiuto il colpo. 6 anni e 1000 euro di multa per Dragan Mladenovic, suo principale complice. La condanna questa mattina da parte del giudice Enrico Ciampaglia del Tribunale Monocratico di Venezia. Nella requisitoria l'accusa, rappresentata dal PM Gasparini, aveva chiesto 3 anni e mezzo e sempre il giudice Ciampaglia ha poi respinto il patteggiamento degli altri 3 imputati, Zelmir Gerbavec, Zvonko Grejic e Vladimir Durkin. È una condanna frutto della pressione mediatica sul processo, il commento del collegio difensivo. Lo ricordiamo, i 5 sono responsabili del furto di gioielli avvenuto proprio l'ultimo giorno di apertura della mostra ai tesori del Mughul e dei Maharaja. Furto preceduto da 2 tentativi relativi agli stessi gioielli avvenuti nei giorni precedenti, il 30 dicembre e il 2 gennaio. Di parere diverso la banda, che invece ha sempre sostenuto che le 2 incursioni a Palazzo Ducale fossero stati semplici sopralluoghi necessari in vista del colpo del 3 gennaio. Un brutto incidente stradale, siamo nel Padovano, siamo lungo la statale del Santo, è gravemente ferito un collega, un giornalista. Uno schianto frontale, l'impatto tremendo e l'auto che viene sbalzata e si ribalta lungo il ciglio della strada. Grave incidente stradale venerdì mattina lungo la nuova statale del Santo nel comune di Campo d'Arsego. L'auto guidata da un giornalista si è scontrata con un camion che proveniva dalla direzione opposta. Il giornalista 52enne è rimasto ferito gravemente. È stato trasportato in elicottero all'ospedale di Padova dove è ricoverato in prognosi riservata. Sul posto la polizia locale per i rilievi e per ricostruire la dinamica dello schianto. Grosse percussioni sul traffico che per ore ha subito rallentamenti. E andiamo a Treviso, potrebbe essere un atto intimidatorio quanto accaduto all'assessore Manera, l'auto completamente sfregiata. A chi dà fastidio l'operato dell'assessore Alessandro Manera? È quello che si domandavano tutti oggi in comune guardando come era stata sfregiata la sua auto.
quasi completamente incisa in ogni fiancata e sul cofano, con in alcuni punti più passaggi, quasi a sottolineare la volontà di procurare dei danni. Non un vandalismo gratuito, quindi, ma un messaggio chiaro per l'assessore, inciso sulla sua auto, identificata da questo cartellino che tiene sempre sul cruscotto. Un'azione fulminea, quella di ieri sera, in pieno centro storico e tra molte altre auto. Beh, l'avevo parcheggiata in centro, vicino a Piazzale Burchellati, adesso verificheremo con le telecamere, con le camere di sorveglianza, se troviamo il responsabile. Ma chi sta dando fastidio? Ma non lo so, spero nessuno, spero che sia qualche vandalo, preferirei, perché non credo, non sto facendo nulla di particolare se non il mio dovere come amministratore. Perché ci deve essere una forte motivazione per infliggere un danno del genere in un luogo dove il rischio di venire scoperti è molto alto. E oggi c'era chi ipotizzava proprio per questo l'impegno dell'assessore nel rinnovato piano antismog con relative limitazioni che forse danno fastidio a qualcuno o forse qualche concessione negata per mancanza di requisiti ambientali. Dal canto suo però l'assessore tende a sdrammatizzare così l'accaduto. Mi hanno strisciato la macchina in entrambi i lati, purtroppo qualcuno ha pensato di fare un bello scherzo che proprio non mi è proprio piaciuto onestamente. C'è qualche minuto di pausa, poi torniamo in studio e parliamo dell'ennesima predazione del lupo in grappa.